un augurio sincero a tutti i tarantini, di vero cuore. Io per questa città ho tanto lottato a livello personale in 21 anni di attività giornalistica e ho deciso di fare un passo molto importante, sapete tutti, mi sono candidato sindaco. Ecco, vivo questi riti e vivo questa Pasqua con uno stato d'animo certamente diverso, uno stato d'animo di attenzione verso i problemi della città, ma anche uno stato d'animo di responsabilità, proprio perché vorrei guidare questa città verso dei lidi migliori, dei lidi più sicuri dal punto di vista proprio della sicurezza ambientale, del rispetto del diritto alla salute e del diritto alla vita. Un augurio sincero, voglio che questa Taranto sia unita, e l'augurio che faccio alla collettività, mi auguro da primo cittadino di poterla unire davvero, unire queste due realtà, quella del mondo operaio e quello del mondo ambientalista. C'è solo una Taranto che urla il proprio diritto alla vita, ma insieme alla vita, al diritto alla vita, un diritto ad una esistenza migliore sotto ogni aspetto, anche sotto l'aspetto economico. Ecco, dicevo, una Pasqua che vivo diversamente, con un senso di responsabilità. Qualcuno mi critica magari perché ho atteggiamenti spesso duri, poco politically correct si potrebbe dire, ma poco mi interessa, a me interessa risolvere, affrontare i problemi, e in questo senso il mio augurio proprio alla città perché possa svegliarsi. Penso agli anziani, penso ai giovani, penso a quelle persone che purtroppo spesso non hanno voce. Che questa sia davvero, questa è certamente la Pasqua di risurrezione dal punto di vista religioso, ma mi auguro che sia anche, che segni un inizio di risurrezione proprio della città di Taranto, una risurrezione dei diritti, una primavera dei diritti. Auguri Taranto!